Buon pomeriggio a tutti. Oggi è una puntata dedicata prevalentemente alle donne. Molte delle nostre dirette del martedì delle ore 14, quando parliamo di prevenzione, qui da questa trasmissione ormai che ha più di 7 anni, che si chiama Capire per Prevenire e che da circa 3 anni è condivisa anche sulle pagine social e sulla televisione regionale di Teleambiente, che noi ringraziamo sempre, noi di Capire per Prevenire, per aver così accolto e aver anche proposto di entrare in sinergia, perché Teleambiente è una televisione giovane che si occupa di prevenzione, di salute, di benessere, ma soprattutto di ambiente. Per cui Capire e Prevenire da 3 anni fa parte del palinsesto tutti i martedì alle ore 14 di questa bellissima televisione regionale del Lazio e dell'Umbria, molto giovane, così come il suo editore che si chiama Stefano Zago, che è un giovane editore molto molto in gamba e molto al passo con i tempi. Ma torniamo a noi, torniamo alla trasmissione di oggi che tratta un argomento, come dicevo all'inizio, un po' più legato alle donne più che agli uomini, ma non è proprio così vero. Parleremo di vene varicose, lo so, è un momento in cui le donne cominciano a spogliarsi per prepararsi all'estate e vedono delle imperfezioni sulle gambe. Bene, il problema delle vene varicose lo vedremo insieme a Francesca Genovesi, che come voi tutti sapete mi coadiuva sempre quando sono da solo durante queste dirette. E vedrete che il problema delle vene varicose non è solo e esclusivamente un problema estetico, è un problema anche clinico, è un problema anche di fastidio, è un problema anche che una vena varicosa lasciata a sé può anche complicarsi in qualcosa di più fastidioso. Non andate via perché è una puntata interessante, come tutte le puntate di Capire per Prevenire, ma questa, insomma, c'ha il suo perché. Non andate via, tra qualche minuto ne parleremo tutti insieme. Allora, eccoci qua, siamo in diretta sui canali social di Capire per Prevenire di Teleambiente e sul canale 18 del digitale terrestre del Lazio e dell'Umbria di Teleambiente. Siamo anche in diretta sul canale di Capire per Prevenire di YouTube, così come sul canale di Twitch, sempre di Capire per Prevenire. Insomma, siamo un po' ovunque. Ciao Francesca, Ciao, bentornata, prof. finalmente, finalmente è tornata. Finalmente Buongiorno a tutti. riesco a rivedere Francesca Eccoci. che si rende sempre disponibile, devo dire, in modo Con carino. piacere, perché le tue Esatto. trasmissioni sono sempre estremamente interessanti. Perché da solo, devo dire, Francesca, è complicato, parlare, seguire un po' Seguire. il tragitto della trasmissione, l'argomento, leggere anche un po' i cartelli che prepariamo sempre e farlo da sole è sicuramente molto più complicato. Allora, Francesca, introduci tu la Sì, prima diapositiva. questo argomento che, come hai detto anche te stesso prima, diciamo d'appannaggio molto femminile, perché molte donne soffrono di varici, di vene varicose, di capillari, quindi insomma un argomento assai interessante per noi donne principalmente. Allora, partiamo subito con la prima slide. Vene varicose, che cosa sono? Allora, le varici si intendono delle tortuosità, delle dilatazioni, i gavaccioli venosi lungo il decorso delle principali vene superficiali degli arti inferiori. Per teleangiettesie si intendono le dilatazioni di piccoli vasi superficiali di colorito rosso vivo o rosso bluastro e che spesso hanno più un significato estetico che funzionale, seppur espressione di insufficienza venosa. Entrambe possono essere l'espressione di insufficienza venosa cronica. Ecco, questa è una definizione un po' clinica, no? Di vene varicose. Voi avete sempre immaginato le vene varicose come quelle, comunque, quelle serpigginose vene delle gambe brutte, brutte che sembrano tutti bozzi sulle gambe e via dicendo. In realtà ci sono vari gradi di vene varicose che vanno dalle banali teleangiettasie che suscitano tanto fastidio dal punto di vista estetico, questa diramazione, questi si chiamano anche spider nevi. Cioè sono come dei ragni, no? Che ci sono sulle vostre gambe, sulle nostre gambe, che trovano, diciamo, un disappunto dal punto di vista estetico, soprattutto in questo momento. Non è, devo essere onesto, Francesca,
non è proprio questo il momento giusto per andare ad agire su questa patologia, perché andiamo incontro al caldo e via dicendo. Dopo l'intervento comunque chirurgico, qualora fosse necessario l'intervento chirurgico, bisogna portare delle calze comunque con una forza di tensione non indifferente, per cui il caldo, portare le calze, insomma, non è una cosa facile, no, per le donne. E per cui il momento migliore, io ve lo dico sempre, è quello autunnale, in cui cominciamo ad andare verso il caldo, verso il fresco, per cui quello è il momento migliore. Se avete bisogno di fare delle domande, non le fate come al solito all'ultimo, quando non abbiamo più tempo per rispondervi. Cercate di farle durante questa diretta, all'inizio della diretta, scrivetela sul vostro profilo Facebook. A me compare, a me e a Francesca compare qua sul monitor e contestualmente alla vostra domanda vi rispondiamo. Allora, abbiamo cominciato a capire un po' come vengono definite queste varici. Cosa succede dopo? Allora, intanto salutiamo Daniele in regia e Maria Elena Leggeri in redazione. Allora, Daniele, l'altra successiva diapositiva, vediamo che cosa ci porta. La malattia è una malattia diffusa, vediamo in che modo è diffusa questa malattia. È diffusa come la maggior parte, tra l'altro, delle malattie nei paesi occidentali e industrializzati. Questa malattia prevalentemente appartiene, come abbiamo già detto, al sesso femminile. Tra il 10 e il 40% della popolazione mondiale, appunto, soffre di malattie di vene varicose, di varici. In Italia ne soffre quasi il 50% delle donne e il 20% degli uomini. Quindi una donna su due ha avuto, avrà o ha problemi di varici. A vari livelli, attenzione, certo. Perché non è detto che dice ma una su due vuol dire che la percentuale è altissima, no? Beh, diciamo che un accenno ci sta, insomma. Sì, ma no? Può essere anche un capillare. Chi è che non ha un capillare? Quasi tutti. Può essere certamente una patologia più o meno importante, per cui non sappiamo esattamente quando è. Comunque è una patologia che va riconosciuta, va sicuramente osservata e, come sempre, diciamo qui da Capire per Prevenire, quando c'è qualcosa che non vi torna, qualche cosa che comunque non è nella norma, beh, è sempre buona usanza e buona modalità andare dal proprio medico di base e parlarne. E magari il medico di base può sicuramente dare delle indicazioni sicuramente corrette. Quello che è fondamentale è che anche in questa patologia la prevenzione è la medicina più efficace, che è la nostra parola d'ordine, il nostro claim. La prevenzione anche qui, ecco perché faccio comunque la trasmissione in un periodo caldo, perché adesso è il momento di fare prevenzione. E lo vedremo come si fa, perché facendo una corretta prevenzione si allontana forse anche in modo definitivo, indiscutibile, il chirurgo dalle vostre gambe. Questo è importante. Andiamo avanti, Daniele, che cosa succede adesso con la prossima diapositiva? Vediamo che cosa ci dice Francesca. I fattori di rischio, importantissimo. Andiamo piano con i fattori di rischio. Sì. Allora, vai. Il primo fattore di rischio è, diciamo, la familiarità. Per cui se un parente di primo grado, un genitore, una mamma, un fratello, una sorella soffre di varici degli arti inferiori, diciamo che la tendenza è che anche voi potete avere qualche disturbo a livello venoso. In questo caso, Antonietta, adesso leggiamo cosa hai scritto e ci orientiamo se è il momento di risponderti subito. E allora anche voi avete una percentuale leggermente maggiore di poter ammalare di questa malattia. Guardate che anche la patologia emorroidaria è un fattore di rischio, nel senso, la malattia emorroidaria è una patologia del sistema venoso, c'è un problema di ritorno del sangue verso il cuore, per cui come succedono le varici negli arti inferiori, anche la patologia emorroidaria può essere un fattore predisponente, per cui se avete un parente di primo grado, che fate conto, è stato operato di emorroidi anche importanti, voluminosi e via dicendo, sappiate che quello aumenta anche il rischio di fare una malattia delle vene, delle gambe. Allora, Antonietta Fiori dice, secondo lei le sclerosanti, come per l'intervento di varici, vanno fatte in autunno? Antonietta, fai una domanda bellissima, perché è una domanda assolutamente adeguata e a tema, per cui ti ringrazio veramente, sono domande
Noi abbiamo tutte queste donne che ci seguono, Francesca, e sono più brave di noi ormai, perché proprio fanno delle domande assolutamente pertinenti. Allora, Antonietta chiede se bisogna fare in autunno le sclerosanti così come l'intervento proprio di asportazione delle varici chirurgiche. C'è una sostanziale differenza tra le due. L'asportazione della safena, fate conto, l'intervento di safenettomia per un'importante patologia di insufficienza valvolare che ha determinato le varici degli arti inferiori, è preferibile farlo in autunno. Questo sicuramente è preferibile farlo in autunno. Le sclerosanti, chi di voi non sa di che cosa parliamo, sono l'infiltrazione di un liquido sclerosante, cioè un liquido che irrita la parete del vaso, all'interno di questi piccoli vasi che stanno nelle gambe e che vanno a chiudere questi piccoli vasetti. Chiaramente si possono fare soltanto su dei vasi di calibro veramente piccolissimo. Qual è il problema? Il problema è che si potrebbero fare anche adesso, ma secondo la mia modesta opinione la terapia sclerosante in questo momento non potrebbe altro che peggiorare dal punto di vista estetico la situazione delle vostre gambe, perché una volta che tu sclerotizzi un vasetto, una teleangiettasia, una cosa, quel vaso va incontro ad una trasformazione anche in termini di colore che probabilmente in alcuni casi è più evidente del vaso stesso. Per cui anche quello, se il problema è estetico, io consiglierei di farlo in autunno. Non è questo il momento buono, Francesca. Torniamo allora, bisognerebbe pensarci bene, ma purtroppo è abitudine un po' di tutti, per cui non ne possiamo fare una colpa, è abitudine un po' di tutti quella di andare a scoprire, andare a rivedere degli inestetismi nel momento in cui uno magari deve cominciare a mettere i pantaloni corti, deve andare al mare, deve mettere il costume e dice: ah, ma guarda tu che brutta macchia con sulle gambe. Quando l'inverno c'era lo stesso, solo che uno non lo notava o lo riteneva poco importante. Adesso invece diventa fondamentale. Quali sono gli altri fattori di rischio oltre la familiarità, Francesca? Il secondo fattore di rischio, come abbiamo già accennato all'inizio, è proprio il sesso. Quindi le donne sono più colpite rispetto agli uomini da questo tipo di patologia. Perfetto. E allora il sesso è un altro di quei fattori di rischio. Magari avvisiamo pure Daniele che è il momento di rimettere la diapositiva che stiamo seguendo. Allora, sesso e il sesso femminile c'è un po' più di predisposizione. Andiamo avanti, Francesco. Quali altre cause? Ancora, la vita sedentaria, che fa sempre male per qualsiasi tipo di patologia, perché è sempre inserita. Patologia, qualsiasi essa sia, da una patologia importantissima come il tumore, al cuore, al fegato, ad emorroidi, per dire, a qualsiasi che non è comunque condizionata dalla sedentarietà, dalle cattive di abitudini alimentari, dal fumo di sigaretta. Vedrai che lo troveremo probabilmente anche qui. Andiamo avanti. Obesità. Allora, la vita sedentaria, abbiamo detto, e poi abbiamo ancora l'attività professionale prevalentemente in stazione retta e prolungata, quindi tutte, soprattutto le donne che fanno, non so, le commesse, oppure le hostess, le infermiere negli ospedali, insomma, le donne che stanno spesso in piedi e quindi non hanno la possibilità di rilassarsi e fare un lavoro sedute. Di solito chi fa un'attività in stazione retta prolungata, come diceva Francesca, può essere una hostess o una persona che lavora in un banco e via dicendo, e sta tante ore in piedi, magari ferma in un piccolo spazio, e di solito queste persone già sanno che è una buona norma portare delle calze contenitive, si dice con le diversi dinari, no? Che è il peso della calza, per cui già sanno che quello aiuta, perché che cos'è che succede? Succede una cosa molto semplice. Succede che il sangue dalle gambe, il sangue venoso dalle gambe deve tornare verso il cuore, cioè deve andare in senso verso il cuore, verso l'alto, per cui contro la gravità. Per cui questo sangue sale un po' dal movimento dei muscoli, cioè i muscoli contraendosi comprimono su queste vene e fanno una sorta di effetto pompa, cioè pompano il sangue muovendosi i muscoli, pompano il sangue dentro queste vene, per cui il sangue tende a risalire. Ma non solo questo è importantissimo, per cui già capite che stare fermi in piedi in un piccolo spazio ci si muove poco, per cui questo effetto pompa non è così efficace ed efficiente.
ma c'è un altro problema, che a forza di stare tanto in piedi, le valvole, perché ci sono delle valvole che permettono al sangue di salire verso l'alto, ma non di scendere, perché ci sono queste valvole che si chiudono quando il sangue tende a riscendere verso il basso, si chiudono e non permettono il reflusso di sangue verso il basso. Ecco, in alcune patologie, in alcune situazioni, soprattutto quando vengono perennemente sollecitate a questa spinta, al contrario, dall'alto verso il basso, queste valvole diventano insufficienti, per cui a quel punto il sangue sale tanto facilmente, ma tanto facilmente tende a scendere, per cui a gonfiare il torrente venoso che è subito sotto. Ecco perché insorgono queste varicosità, che possono essere emorroidi, possono essere varici, possono essere tante cose, per motivi diversi, ma questo è il concetto più semplice che possiamo spiegare. Andando avanti nella nostra diapositiva, vediamo che subito dopo l'attività professionale in stazione retta troppo prelungata c'è obesità. Un altro sedentarietà, grande classico. Esatto, sedentarietà, obesità. Ci arriviamo, sì, anche a come si dice. È piano, sta lì. La gravidanza anche, vabbè, insomma, tipo l'obesità, perché durante la gravidanza una persona sì, è diciamo che la gravidanza, peso, quindi... la gravidanza ha due motivi. Uno è sicuramente il cambiamento ormonale della donna per 9 mesi, perché alcuni ormoni proteggono da questa patologia. L'altra sicuramente dall'ingombro del feto, certo, che comprime sui vasi venosi grossi che stanno dietro l'utero e che anch'essi sono da ostacolo per il ritorno del sangue verso il cuore. Per cui questo è un altro motivo, ecco perché la gravità, così come l'obesità, può essere motivo di predisposizione. Attenzione, non è che qui non dovete fare figli, no, o no, non prendere, diciamo, in considerazione una gravidanza per il rischio di... aumenta leggermente le probabilità di ammalare di questa patologia, che è una patologia, vi ricordo, benigna, assolutamente benigna, che va presa nel momento giusto, trattata e bisogna fare prevenzione eventualmente delle sue eventuali complicanze. Ginevra Ancora. Stella fa una domanda lunghissima. Ancora. Vediamo un pochino se riusciamo a rispondere a Stella, Ginevra Stella. Allora, buon pomeriggio a lei, caro professore, e alla nostra bravissima Francesca. Mi associo al bravissima Francesca, già questa è un dato di fatto. Ciao. In un soggetto già sottoposto a safenectomia bilaterale, fino a quando è opportuno intervenire sulle eventuali recidive? Ossia, c'è un limite all'eventuale asportazione successiva? No, Ginevra. Nel senso, poi a un certo punto... le vene superficiali della gamba, perché vi ricordo che quando si toglie la safena si va ad agire sulle vene superficiali della gamba, non su quelle profonde che non si devono toccare, ci mancherebbe altro. Non porta nessun problema al livello vascolare il togliere la safena. Considerate che la safena, per esempio, viene utilizzata, viene tolta per fare i bypass ortocoronarici, per cui insomma è utilizzata, una vena utilizzata. Diciamo che è un delitto toglierla se non ci sono dei motivi concreti nel toglierla, perché magari non si può mai sapere nella vita, quella stessa paziente potrebbe avere un problema cardiologico, cardiaco importante, grave, e non ha più la safena per fare i bypass. Però ci sono altri sistemi, non vi preoccupate assolutamente. Bisogna operare la safena quando la safena diventa insufficiente e diventa problematica, cioè può creare dei problemi al nostro paziente. Le recidive sono dei piccoli vasi venosi che facevano parte del torrente della safena, della grande safena, che magari tolta la safena scompaiono perché non si vedevano e poi un pochino ricompaiono dopo magari qualche mese, qualche anno dall'intervento. Con delle tecniche mini-invasive, banali, ambulatoriali, con una sorta di uncinetto, si fa un piccolo taglietto con un goccino di anestesia locale vicino a questa vena, a questa vena che si è gonfiata e che esteticamente non piace, con l'uncinetto si prende questa piccola vena e si toglie. Non è niente di trascendentale, l'importante è fare l'intervento prima di togliere la causa principale, che è un'insufficienza proprio dell'ostio safeno-femorale, cioè di questo ostio, di questa struttura sfinteriale che è diventata insufficiente. Andiamo avanti, allora Francesca, allora, quali altri motivi ci sono? Un altro grande classico, la dieta squilibrata, quindi mangiare male probabilmente o comunque non apportare determinati alimenti nutrienti può creare difficoltà venosa.
Assolutamente, assolutamente sì. Una dieta, diciamo, sbilanciata, una dieta che non comprenda anche farmaci, che sono i farmaci, che, più che farmaci, gli alimenti che sono venoprotettori comunque, che proteggono anche la parete del vaso. Per esempio sono tante vitamine importantissime da prendere che magari non si prendono, e bisogna seguire sicuramente una dieta più che equilibrata. E fumo di sigaretta l'abbiamo già detto, l'abbiamo detto. Di sigaretta, fumare, mettetevi l'anima in pace, per chi fuma o qualsiasi cosa, il fumo di sigaretta è dannoso. Per cui non è che ce lo mettiamo noi per forza questo fumo di sigaretta, no. Purtroppo in tutti i libri c'è scritto. Però chiedono, alcune persone hanno chiesto, cioè chiedi al professore se chi fuma le sigarette elettroniche ha lo stesso, diciamo, la stessa valenza che le sigarette normali. Vediamo che cosa dice Azzurra Vincenti, che non manca mai, soprattutto quando c'è Francesca. Quando c'è Francesca non manca mai. È una mia fan, sì, certo. Ma anche tu, però. Sì, sì, sì. Diciamo fan. Che è una fan di Capire per Prevenire. Sì, lei è bravissima. E questo brava ci fa Azzurra, molto, perché segui sempre. E questo ci fa lei, piacere, perché comunque sempre. Ci sono delle, diciamo, dei fan che ci sono sempre. Lei sempre, e questa non cosa manca mai. Per noi è gratificante, nonché siamo molto felici di che voi continuate a seguirci. Comunque divulgate, fate sapere anche ai vostri amici di questa opportunità di interagire in questo momento con me, che sono un medico dell'Umberto I, del Policlinico di Roma, e sono un universitario della Sapienza, ma ogni settimana c'è uno specialista delle varie branche specialistiche della medicina, per cui è una buona opportunità di parlare un linguaggio semplice, un linguaggio facilmente comprensibile, non usiamo termini particolari, vedete come... Con Francesca oggi abbiamo parlato di vene varicose, stiamo parlando di vene varicose utilizzando diciamo così, un colloquio quasi molto easy. Molto easy. Allora, Azzurra, che cosa ci chiedeva Daniele? Una domanda, qual è il nesso che intercorre fra vene varicose, scleroterapia ecoguidata e il trattamento endovenoso termico? Ha studiato? Sì, ha studiato più che altro. Allora, vene varicose, e ci sono vari modi per operare, ci sono dei modi che sono chirurgici, ci sono quelli che si tolgono direttamente le vene con una particolare tecnica, che è una tecnica di stripping che è ancora attualissima assolutamente. Se qualcuno mi dice che non è più attuale, io purtroppo lo smentisco, perché per me è ancora l'intervento migliore che si possa fare. Faccio un esempio, anche le emorroidi, sono uscite tante tecniche chirurgiche mini invasive comunque, con l'uso di suturatrici e via dicendo. A lungo andare però, noi chirurghi, soprattutto universitari, che studiamo proprio per dare le indicazioni a tutti gli altri chirurghi, ci rendiamo conto che poi alla fine la strada nuova non è sempre la strada che risolve completamente. Bisogna dare delle corrette indicazioni, per cui la scleroterapia, l'intervento termico endoluminale, cioè all'interno dei vasi, che va a chiudere proprio il vaso, sono sicuramente delle metodiche molto molto buone e via dicendo, ma devono essere correttamente indicate. Non è che ogni patologia varicosa dell'arto inferiore debba essere per forza trattata con una sola metodica. Bisogna saper fare la scelta giusta, cioè saper dare l'indicazione strategica migliore di intervento chirurgico. Andiamo avanti con la diapositiva, Daniele. Abbiamo finito forse allora, quella lì? Sì, mancano solamente ancora due fattori di rischio, che sono gli estrogeni, però ancora il ruolo è dibattuto tutt'oggi, non si fa ancora bene. E poi le malattie concomitanti, naturalmente. A me ce ne possono essere talmente tante di malattie concomitanti che non entrerei neanche nel merito, anche perché ci possono essere anche patologie un po' più gravi, un po' più importanti, che possono creare dei problemi al deflusso di sangue venoso dal basso verso l'alto e possono creare questa sorta di ostruzione. Prossima diapositiva, Daniele, che dobbiamo andare a chiudere perché mancano 6 minuti. Sì, scherzando. Quali sono i segnali d'allarme? Attenzione, questo è importante, andiamo rapidi, Francesca. Segniamoci. Vediamo quali sono le cose a cui dovete stare attente. Mi raccomando, segnatevele. Francesca, allora, vai. Sensazione di gambe pesanti, principalmente la sera, magari quando si torna a casa e si ha quel gonfiore alle caviglie, quindi insomma, crampi agli arti inferiori, prevalentemente notturni, anche questi, formicolio, prurito, bruciore, gonfiore e aumento della sintomatologia con l'estate e naturalmente con le alte temperature. Cioè quando in fin dei conti c'è una vasodilatazione, per cui il vaso che sembrava piccolino con la vasodilatazione aumenta di calibro, per cui più è evidente. Sono, diciamo, in sintesi tutti i disturbi legati
alle vostre gambe, cioè quando queste gambe, come diceva giustamente Francesca, la sera quando arrivate a casa sono particolarmente gonfie, particolarmente dolenti, le sentite pesanti. Quando avete comunque anche dei formicolii e via dicendo, quando tra l'altro sono anche dal punto di vista visivo, si vedono, perché è facile vederle, ma non solo le semplici vene, quelle che abbiamo tutti, le vene che abbiamo tutti sotto la cute, perché sennò non andrebbe bene. Adesso vediamo Antonietta che cosa ci dice. Ma le vene vere e proprie, quelle grosse, tortuose, diciamo ectasiche, allora è quello il momento di fare sicuramente delle indagini che vedremo. E Antonietta ci ringrazia. Grazie a lei, prof, e grazie a Francesca. Aspetto la prossima diretta. E noi aspettiamo te, Antonietta. Ci stai salutando leggermente in anticipo. Probabilmente devi andare via. Noi ancora 4-5 minuti siamo qui. Velocemente. Andiamo avanti. Per parlare di come si può complicare la patologia venosa. Allora, discromie cutanee, eczemi, ipodermiti, tromboflebiti, comparsa di ulcere e sanguinamenti. Stavo leggendo anche la domanda di Ginevra Stella, che adesso gli rispondiamo. Scusami Tenere, rimetti la diapositiva perché avevo perso un po' il coso. Ecco, si possono complicare, queste sono le discromie per esempio, no? A lungo andare, a forza di esserci stasi venosa, si possono creare delle zone discromiche della cute, cioè tutte quelle macchie che avete visto. Sapete dove le potete vedere nelle vostre nonne, queste discromie, dovute a, più che altro al calore, però anche a questa grande vasodilatazione che viene stimolata. Se voi avete avuto delle nonne, delle vecchie nonne, che avevano il vizio di stare davanti al fuoco, al caminetto, cucinare nel caminetto e via dicendo, vedete che hanno tutte delle zone discromiche delle gambe, tutte queste macchie venose, queste, diciamo, queste specie di ecchimosi rosse, vinose, e quelle sono dovute a quella vasodilatazione che poi crea quelle discromie. Quelle sono comunque le complicanze che possono succedere, così come le tromboflebiti e via dicendo. Ginevra ci ha chiesto se gli integratori per la tonicità delle pareti dei vasi possono essere utili. L'avevo detto prima quando avevamo parlato di assolutamente di alimento. Ci sono sicuramente degli integratori in farmacia che tutti conoscono, che sicuramente rinforzano la parete vasale. Di solito Ginevra sono degli integratori che vengono da alcune piante, per cui non sono assolutamente tossici, sono degli integratori che si possono assumere e che io consiglio sempre di assumere regolarmente, magari a mesi alterni, soprattutto nei periodi più caldi, per dare un pochino più di tonicità al vaso venoso. E lo do sia a tutte le mie pazienti che hanno patologie delle gambe, degli arti inferiori, come una patologia venosa, ma anche a tutti i miei pazienti che hanno delle patologie emorroidarie che tratto e che non sempre opero, perché non sono per definizione un chirurgo interventista, perché non è chiunque viene a me che ha una patologia emorroidaria, io per forza da bravo chirurgo lo porto in sala operatoria. Direi che anzi la percentuale dei pazienti che viene in sala operatoria è molto più bassa rispetto a quello che si pensi. Assunta Tedesco poi fa un'altra considerazione. A me si fanno dei grandi ematomi, che bisogna fare? Assunta Tedesco, bisogna fare delle indagini. Vediamo che indagini, Daniele, vediamo se abbiamo la diagnosi. Com'è? Allora, vai, la diagnosi è semplicissima. Inizia con una visita medica e, se il medico lo ritiene opportuno, con un eco colon Doppler agli arti inferiori. Beh, direi che più che tenerlo opportuno, il medico lo quasi indica sicuramente. Perché è in questo caso, sì, la diagnosi si può fare anche, la può fare un bravo angiologo o comunque un bravo chirurgo che si interessa di varici degli arti inferiori, con delle manovre può capire se c'è o meno un'insufficienza. Ma è chiaro che la chiave di violino la dà un eco color Doppler che dimostri proprio dal punto di vista strumentale questa insufficienza valvolare, che poi è un'insufficienza che non si risolverà mai, per cui è ingravescente, cioè questa patologia andrà verso, sicuramente, verso un peggioramento e non verso un miglioramento. Però bisogna non arrivare a questo punto, cioè agire molto, molto prima. Grazie a te, Ginevra, per averci fatto la domanda.
Purtroppo abbiamo un solo minuto, Franci. Abbiamo un solo minuto per vedere la terapia, sì, ma magari la rivedremo con più calma in un'altra volta. Però passacela, Daniele. Allora, al volo, la terapia è l'intervento chirurgico e il trattamento di scelta. Allora, terapie alternative, medica, come ha già anticipato il prof, uso di calze a compressione graduata e di bendaggi elastici e uso di farmaci flebotonici. Che sono i farmaci che diceva gli integratori di cui parlava Ginevra. Andiamo avanti. Comportamentale, quindi attività fisica leggera, dieta sana ed equilibrata, evitare la stazione eretta prolungata e smettere soprattutto di fumare. Se state praticamente molto tempo in piedi per ragioni professionali, vi conviene ogni tanto fare due passi, ma ogni 10 minuti, quarto d'ora fare due passi, bisogna farlo, cioè riattivare la circolazione. Terzo. Scleroterapia, trattamento ambulatoriale che prevede iniezioni intravasali di sostanze sclerosanti. Nel caso di piccole varici, di piccole ectasie venose. E per finire radiofrequenza, che è un trattamento endovascolare. Che era quello che diceva l'endovenoso termico di cui parlava Azzurra Vincenti. Ultimo, c'è un'ultima ancora o no? Trattamento chirurgico, lo aggiungo io, quando oramai non c'è più possibilità di fare un trattamento conservativo. Beh, siamo stati non bravi, bravissimi, puntuali, siamo quasi a 32 minuti, vi do appuntamento a martedì prossimo, sarà mio ospite il professor Umberto Romeo, chirurgo della bocca, chirurgo orale del Policlinico Umberto I di Roma, della clinica odontoiatrica del Policlinico Umberto I, verrà a parlarci delle malattie del cavo orale. Guardate che ci sono tante malattie del cavo orale che passano veramente sconosciute o passano inosservate, ma sono molto importanti e soprattutto bisogna agire rapidamente per eliminarle. Per cui non mancate l'appuntamento martedì prossimo alle ore 14, sempre con Capire per Prevenire. Ringrazio Francesca che mi ha fatto viaggiare e volare in questa trasmissione, senza di lei sarebbe veramente difficile, per cui per me è sempre un privilegio averla con me. Arrivederci a tutti a martedì prossimo.